Fragoline, nuovo video. Allora, secondo acquisto praticamente shopping da Shein, però questa volta è il pacco maschile. Sono i regali che ho fatto al mio fidanzato perché fa gli anni in agosto e allora giustamente io ho preso queste cose qua che adesso vi farò vedere su Shein. Prima però di iniziare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina, seguirmi su Instagram, lasciarmi un like e un commentino qua sotto se ovviamente che è praticamente per i maschi questo video, shopping maschile, fatemi sapere se voi maschietti acquistate da Shein e se vi trovate bene. Per il momento ho acquistato questi e un'altra cosa, tipo dei pantaloni al mio ragazzo, e per il momento si sta trovando bene e poi i prezzi sono ottimi. L'unica cosa è che non vi posso dire i prezzi perché ce l'ho nel cellulare e mi sono dimenticata ovviamente di fare la foto, per cui non ve le posso dire, però calcolate che più o meno sui 10 euro massimo, non di più. Allora, iniziamo a dire che io ho speso 50 euro solo per queste cose. Partiamo da questo. Questo qui è praticamente, si presenta così. Il problema è che non ha il coso che fai, non mi viene il nome perché è rotto in poche parole e allora l'ho aperto come lo apro io di solito. Allora, io ho preso questa maglietta qua, fatta così a forma di carte. Allora, scusate per la luce, ma il sole non c'è, è andato via ed è un po' buio. Non uso ovviamente le luci perché già sto schiattando. Se poi devo usare anche le luci, ciao. Per cui preferirei, tanto alla fine la roba si vede. Comunque, così ha un colore tipo un beige a forma di carte, semplicissima. Così semplicissima. Io ho preso questa che più o meno sui 10 euro è costata. Poi, vediamo se non mi cade. Poi ho preso, allora dovrebbero andarli perché tanto è una taglia XL. Allora lui porta la L, ma dato che taglia cinese, dovete calcolare che è roba stretta, dovete aumentare la taglia, per cui calcolate che se avete ad esempio una M è meglio che prendete una taglia in più perché secondo me non vi va. Poi dipende dal modello. Io appunto lui porta la L, ma dato che sono modelli anche un po' stretti, io ho preso una XL che per lui va bene. Altro sacchettino. Allora, io ho preso, ok, sempre XL, tutti XL, questi pantaloncini, scusate, fatti così, neri con sotto la striscia bianca e praticamente c'è scritto NASA. Mi piacevano dalla foto, le ho viste, dato che lui queste le usa per andare in giro, le ho viste. Sono leggeri, che poi ha un tessuto liscio, ma sono più, beh, leggeri leggeri, son pesanti, cioè nel senso se li tieni sono belli pesanti, ma come tessuto è buono, cioè come qualità secondo me sono buoni. Ha i lacci e è fatto così, elasticizzato. Sono carini, questi qui erano in promozione, anche questi sui 10 euro mi sembra. Io non mi ricordo il prezzo, scusate, ma comunque basta andare sul sito, li vedete. Poi passiamo a questo, che è sempre altro sacchettino. Ovviamente, allora tanto beh, li vado. Comunque, altro sacchettino. Questi qua, che adesso vi faccio vedere. Adesso li metto tutti lì e poi cadono. Questo invece è un pigiama completo ed è
maglietta sempre NASA blu bianca con la scritta NASA fatta così, semplice, in poche parole, e mi si è, ok, per farvi capire è così semplice blu, è carina però come maglietta, non è male. Ah, questo però da anche questo è molto più pesante a confronto dei pantaloni. Poi ha il completo, cioè i pantaloni sotto grigi fatti così, con sempre con l'elastico. Questi anche questi sono i zelle, sì, tutti i zelle in poche parole. È carino perché ha il completo ed è così. Io ho preso questi, solo che mi sembra che questi qua li potrebbe usare quando inizia a fare un po' freschino, verso settembre, fine settembre, perché è molto pesante. Pensavo che era più leggero, invece cioè, boh, strano, perché pensavo che erano molto molto più leggeri. Poi per finire io ho preso i pantaloni. Io ho preso i pantaloni da jeans, questi qua però sono normali, anche se sono anche questi un po' pesantini, perché c'è gente, sì, c'è gente, ci sono jeans sia pesanti che leggeri. Io li ho presi così, non so se si vedono, con un po' di strappi, però poco, non tanto. E sono corti. Dietro è così, sono belli. Allora, i pantaloni me li ricordo, costavano 18 euro. Diciamo che i jeans e i pantaloni iniziano a costare un po' di più sui 18 euro, però da vedere, sembrano ottimi. Li potrà anche usare a settembre, perché ormai il mese di agosto è finito, io sto registrando in agosto, ma voi questo video lo vedete a settembre ovviamente, per cui ormai il mese di agosto, però va bene anche per agosto. E per finire, come regalo, dopo aver superato i 50 euro, adesso c'è il sole e mi spara. Per finire, come vi ho detto nell'altro video, femminile, in poche parole, di là ho preso gli elastici per i capelli, e invece questo è un asciugamano. Allora, si presenta così. È molto carino perché è praticamente, adesso ve lo faccio vedere, allora ha la scritta Shane, grazie sole, ha la scritta Shane, è lungo, praticamente così, è morbido, è tipo microfibra, qualcosa del genere, è morbidissimo. E questo è l'asciugamano per il viso. Io adesso non ci vedo più perché giustamente sopra c'è la mia finestra e non ci vedo più. Bene. Comunque, per farvi vedere, questo è l'asciugamano di Shane rosa, che tu spendevi 50 euro e in poche parole potevi scegliere uno di quei due regali. Io ne ho scelti tutte e due. Scusate, faccio così perché sennò non vedo niente. Mi avvicino un po'. Io le ho scelti tutte e due perché appunto ho speso 100 euro per il mio pacco e 50 euro per il suo, per cui alla fine ho speso 150 euro in totale solo su Shane. E niente, ovviamente adesso lo lavo e mi sono dimenticata che c'era anche questo. E, lo lavo e poi lo utilizzo per il viso. Non è per struccare, ma è solo per asciugare la faccia, in poche parole, però è carino. Allora, questi sono stati praticamente gli acquisti che ho fatto al mio ragazzo per il suo compleanno, che poi, allora vabbè, tanto questo video voi lo vedete a settembre, ma praticamente glielo ho già date le cose a lui. E fatemi sapere, dato che era un video shopping maschile, tanto per cambiare, se vi piace il video dove vi mostro anche lo shopping maschile per il mio ragazzo. Non sempre, ma ogni tanto lo faccio. E se vi piace questa tipologia di video, che secondo me anche per i maschi dovrebbe essere utile,
per cui non lo so, io ci ho provato, ho separato le cose, se no il video duravano di più, e per far durare meno i video, giustamente ho diviso, ho fatto maschile e femminile. Fatemi sapere se vi piace questo genere di video per voi maschietti. Ovviamente anche per le femmine, se piace anche per vedere questi video, così almeno se voi avete un ragazzo potete comprare questa roba qua. Io vi dico che la qualità è ottima, i prezzi sono ottimi. Da quando ho acquistato e sto acquistando ancora da Shein, sinceramente mi sto trovando bene. Per cui la spedizione è velocissima, ci mette 2 settimane e vi assicuro che davvero merita questo sito. Andatelo a vedere, ovviamente, ripeto, non sponsorizzo, non collaboro con nessuno, per cui l'ho pagato io con i miei soldi. Questo è solo un consiglio che vi do, se volete andare sul sito, se volete comprarli, io ve lo consiglio perché veramente merita. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ovviamente acquisterò ancora, ma credo più avanti. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!